La Biennale di Venezia, fatta in sedi decentrate, è un'idea geniale, perché in questo modo possiamo dare quella giusta vetrina ai tanti artisti e ai tanti talenti di ogni regione d'Italia, in particolare della Puglia. Io mi sono appassionato a verificare tutti gli artisti che sono stati segnalati, le opere, e devo dire che ci sono tanti talenti, anche giovani, assolutamente sconosciuti, ma devo dire che non hanno niente da invidiare ai più grandi talenti battuti dalle case d'asta. Questa è la genialità di questa operazione e infatti quando mi ha chiamato poco dopo Capodanno, io ho subito detto di sì, abbiamo messo a disposizione Santa Scolastica, terremo questa esposizione da giugno a novembre, come proprio a Venezia, e tra l'altro proprio ieri parlando con il Presidente della Camera di Commercio di Bari, intendiamo proprio colorare tutta la città di Bari di arte contemporanea. Quindi insieme alla Biennale Sezione Bellissimo. Pugliese a Santa Scolastica chiederemo a tutti i commercianti del centro murattiano e non di adottare un artista in modo tale che ogni artista possa essere esposto all'interno delle vetrine di Via Sparano e all'interno dei negozi per 5 mesi. Sicuramente questo servirà a far scoprire nuovi talenti, ma soprattutto a fare anche un salto culturale a tutta la gente, perché finché contro l'arte non ci si sbatte, non si riesce a comprendere la grandezza. Chiamalo funzionario, questo rischia di diventare Sì. creativo, eh? È vero, funzionario non mi è piaciuta, là devo dire sei No, stato un po' funzionante, ma non l'ho detto funzionale, è nel senso della funzione, nel funzionale senso che anche. Allora, un funzionale. assessore no, potrebbe essere anche una figura astratta, no? Anzi, deve garantire delle funzioni più che una sua posizione personale, no? Perché il caso di Vendola, che per una ragione personale non può partecipare la Puglia, è È sempre grave. là, va E più no, è certo, scusa, ma ti pare che l'unica suare. regione che non partecipa è la Puglia? Il fatto che invece lui, potrei anche essere, io sono simpatico, forse favorito, ma anche questo non funziona, c'è cioè uno che sono simpatico, allora va bene, altro non sono antipatico. Cioè, resta il fatto che è la seconda volta che mi trovo in una situazione di questo genere per l'espansione dell'arte. Quando divenni assessore a Milano, fui costretto a occuparmi di graffitisti del Leoncavallo, che avevo sempre guardato con molto distacco come critico, ma come assessore mi sembrava doveroso impedire che venisse distrutto il centro del Leoncavallo, nonostante tutto quello che sappiamo. Però mi sembrò, non perché avessi una convinzione politica, ma perché una giornalista del giornale mi portò di notte a vedere il Leoncavallo e io vidi degli affreschi meravigliosi, in uno spazio straordinario, ma non si può distruggere questa roba. E così cominciai a difendere il Leoncavallo, pure illegale, perché se abbiamo su un muro illegalmente disegnato un graffito di Leonardo, non è che lo buttiamo via. Quindi il fatto che una cosa sia illegale non vuol dire che non deve essere riconosciuta interessante. Quindi cominciai la mia campagna, che tuttora però porta dei dispareri su questa questione. Ma da quel momento molte città d'Italia, penso Benevento, mi chiamarono per diffondere i graffitisti legalizzati, cioè chiamati dalle istituzioni. Quindi anche lì da Milano ebbi un effetto positivo rispetto non tanto all'imbrattamento dei muri, Certo. ma a quelle cose che in tutta Italia segnalano la creatività libera degli artisti. Questa è la seconda, cioè di andare a cercare gli artisti, per questo il funzionario era in questo senso di qualcuno che capisce che questo è un suo dovere, cioè è nostro dovere Certo. capire cosa accade. E da questo punto di vista io credo che lui è stato bravissimo perché ogni volta era presente perché voleva che la sua regione ci fosse, era irritato non politicamente, ma perché se io mi fossi incazzato con Vendola, ho detto vabbè, sapete che faccio? La Puglia non ce la metto. Certo, non gliene frega niente a nessuno, però l'idea di avere un'Italia in cui tu hai gli artisti documentati E poi e i non c'è. pugliesi non ci Certo. sono, sarebbe Non ha stata una cosa. senso. Se io mi fossi impuntato reagendo a questa posizione sbagliata, l'unica regione che non ha partecipato sul piano della responsabilità amministrativa è la regione Puglia e va denunciato e bisogna che qualcuno glielo dica a questo signore, non per ragioni politiche, perché è una cosa indecorosa, è una cosa politicamente scorretta, è un insulto agli artisti, è un insulto alla democrazia, è un insulto all'Italia. Peggio del peggiore leghista, peggio di Durvalder che si è rifiutato di fare, quindi si vergogni Vendola di quello che ha fatto. E ringrazi il cielo che non mi sono incazzato, perché invece guardavo come lui, diceva la Puglia non c'è perché Vendola non la vuole. Allora grazie ad Altieri e anche a Rimigliano e a chiunque, quindi non è un problema politico, io Sì, devo dire che se dovessi immaginare un candidato presidente del Consiglio, tra Vendola e Emiliano sceglierei Emiliano, magari nel centrodestra.
magari Emiliano, lei se lo vede Emiliano? L'ha chiesto lui. Ah, sì, sì, lo sappiamo, è successo tutto. Insomma, l'abbiamo sentito. Avrei, mi piacerebbe vedere uno scontro in Italia. Anche se lui poi ha voluto ridimensionare. Sì, ma è una battuta. Se c'entra nel centrodestra Emiliano, sì. Perché... No, siccome la sua famiglia è di AN, questo è un dato. Sì. Però, dico, sì, mi piacerebbe vedere... Gli stupidi non cambiano idea e quindi uno scontro in Italia, Emiliano Vendola. Vediamo chi vince.